Hola, benvenuti in questo nuovo video. Ho acceso le luci nuove, se avete visto l'ultimo vlog avrete visto che ho comprato delle nuove luci. Sono anche un po' storta. Devo ancora capire come funzionano, perché funzionano con l'app e tipo si può modificare il colore così come si vuole. Adesso ho voglia di lilina azzurro, anche se non so che look faremo, poi in caso le cambio. Però appunto oggi ci trucchiamo, come vedete dal titolo, con i vostri bocciati. Sempre video molto interessante proprio perché da qui scopro proprio come prodotti che io amo, voi odiate e viceversa. Comunque, la cosa bella è che ho cercato di selezionare un pochino quelli più comuni che avete scritto più spesso, anche se vi giuro, raga, cioè, ne avete scritto di tutto e di più, che quindi è veramente, potrei fare tipo una serie di questi video perché andrebbero all'infinito. Comunque, iniziamo dalla base. Come primer ho notato che molti di voi bocciano il Professional di Benefit. Non avete specificato quale. E io a casa avevo soltanto il light, quindi quello che in realtà è un pochino più leggero, che a me piace tanto, però appunto voi l'avete bocciato e quindi non sapevo quale scegliere. E utilizzerò lui, però in generale vi lascio qua anche i vostri messaggi. Me l'avete abbastanza bocciato questo primer. Va a levigare i pori, questa versione appunto è un pochino più leggera rispetto al classico e per questo forse mi piace anche di più. È quasi rinfrescante quando lo si va ad applicare. Per quanto riguarda le sopracciglia mi avete bocciato, alcuni di voi, non ho capito perché questo, e anche questo qui di Anastasia. Però siccome adesso che arriva un pochino più il caldo, io utilizzo molto di più questo di Essence. Questo effettivamente d'estate non è che regge molto. E volevo sapere perché. A me piace parecchio, me ne tiene perfettamente tutto il giorno, costa poco, meglio di così, boh. Vado a bagnarlo leggermente, magari adesso vi spiego come lo utilizzo io e ve innamorerete anche voi. Comunque, bagno il prodotto con un setting spray. Lo massaggio con un pennellino. Fate proprio una bella pappetta, deve proprio crearsi, dovete vederla. Poi sul pack, appunto, andate un pochino sempre a togliere l'eccesso, così che non vi vengano proprio le sopracciglia bianche. Andate contropelo per far sì che tutto il prodotto venga ben preso dalle nostre sopracciglia e poi le pettiniamo verso l'alto o comunque dal verso che preferite, qualcuno magari la vuole un pochino più orizzontali, che stiano ferme comunque tutto il giorno nella forma che preferiamo. Ad esempio, io le voglio ben alte per far sì che mi lifti lo sguardo, vedete? Proprio un'altra cosa, effetto laminazione. Tutto ciò mi sono appena resa conto che ho dei peletti. Se non c'è una campana in un mio video, non è un mio video. Queste sopracciglia crescono subito, cioè. Dopodiché vado a rimuovere quello che potrebbe essere il prodotto che è rimasto sulla pelle, perché sennò il fondotinta non aderirebbe molto bene alla pelle. Questo è l'effetto e fino a stasera queste non si muoveranno. Cioè, a me piace tantissimo, quindi se non vi piace fatemi sapere perché e se l'avete applicato appunto come vi ho appena spiegato io, se appunto vi trovate meglio. Ho appena fatto il buchetto, questo vuol dire che sta per finire. Devo ricomprarlo. Passiamo quindi al fondotinta. Mi avete scritto tantissimi brand, praticamente quasi tutti. Cioè, secondo me, se andavo a leggere proprio tutte le domande, c'era almeno per ogni persona un fondotinta diverso, viene bocciato. Quindi questo ovviamente è super soggettivo. Però tra quelli che ho letto un pochino di più abbiamo Rare Beauty, si vede per chi ha la pelle un pochino secca, non è proprio l'ideale. Poi abbiamo quello di Clio, quello di Nabla e anche qualcosina di Fenty. E io però ho scelto, tra quelli appunto che avete scritto, questo di Smashbox, proprio perché volevo riprovarlo e una ragazza ha scritto, e mi ha fatto troppo ridere, fondotinta Smashbox ultra coprente mi fa invecchiare di 20 anni avendo la pelle super grassa. Quindi ora lo proveremo, io utilizzerò la colorazione 1.2, vediamo un po' come si comporta dopo comunque un po' di tempo che non lo provo. Sì, è abbastanza mattoncino questo, non vanno più i fondotinta così coprenti, però era veramente ottimo per chi cerca sì, full coverage proprio, cioè vi cancella completamente la faccia. Parla da solo. Sicuramente, appunto, per come siamo abituati noi, non è il fondotinta del periodo, però anni fa noi cercavamo questo. E soprattutto, secondo me, applicato magari in maniera un pochino più leggera, può essere comunque un buon alleato per quando si vuole una full face
Bella strong. Non so se l'insieme con il primer, ma mi segna veramente tanto, 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 tanto la pelle. Non sono più abituata a prodotti così. No, purtroppo anche secondo me questo non è più adatto alla mia pelle e mi segna particolarmente la zona del naso. Comunque si percepisce il prodotto sul viso, quindi concordo con te, è diventato un bocciato anche per me. Anche se prima mi piaceva, assurdo come cambiano i gusti. Correttore, anche qua ne avete nominati veramente tantissimi, ma forse il più nominato è proprio il close-up di Nabla, perché vi secca, vi segna un sacco le pieghette, eccetera, eccetera. Posso assolutamente concordare con voi, è un correttore che va applicato veramente una goccina, applicato bene e settato. L'unico problema è che effettivamente per chi ha il contorno occhi secco, comunque tutto questo accorgimento non basta. E quindi nemmeno io l'ho più utilizzato, preferisco il nuovo che è molto più idratante e leggero. Mi sto già pentendo di star facendo questo video. Passiamo quindi al contour. Come contour mi avete bocciato Rare Beauty. Penso di aver letto in realtà solo una persona, però non trovavo stick contour che mi bocciavate e quindi l'unico che ho visto era proprio questo. Che io amo perché si sfuma con una facilità pazzesca e in tutto ciò anche il colore secondo me è veramente bello. Questo è Happy Soul, quindi facci sapere come mai lo bocci. Perché a me piace. Cioè, guardate come si sfuma subito. Qui quindi non sono d'accordo. Comunque passiamo al blush. Allora, mi avete scritto questi di Pixi, che concordo pienamente, e questa colorazione dei blush di Fenty perché ha i glitter all'interno. Come potete ben vedere, io l'ho usato tantissimo, cioè praticamente ha il buco. L'estate scorsa proprio ci ho usato tutti i giorni e mi piace tantissimo. E quindi, siccome a me piace, utilizzo questo che boccio anch'io per due motivi. È molto balm, super. Non so come dire, quasi oleoso. Io dico no, ma si vede subito appena lo si applica. Comunque, che il prodotto è molto ricco. Quindi, secondo me, questo o ha pelle struccata o vi toglie tutto. Come sta succedendo a me? Poi, figuriamoci con un fuoritinta così full coverage sotto, cioè, peggio di così non potrei fare. Preferisco prelevarlo un pochino dalla spugnetta, con la spugnetta e poi tamponarlo. Perché se lo striscio sul viso mi si stacca tutto. Però sicuramente qualcuno può piacere l'effetto. Bien. Aggiungo un po' di correttore nelle zone che voglio illuminare. Come cipria, mi avete bocciato un po' diverse ciprie. Queste due forse le più votate. Boh, questa qui di She Glam non è niente di che, nel senso. Ok, non è la cipria più bella del mondo, però a me non dava problemi. E questa forse mi secca leggermente la base, quindi lamerà sicuramente che la pelle è un pochino più secca. Però vi dirò, non è proprio la cipria peggiore che io abbia mai provato. Quindi forse di ciprie peggiori ce ne sono e non me le avete scritte. Però, ok, penso che metterò questa qui di Fenty, giusto un po' sul contorno occhi per fissare il correttore. Quando si faceva baking, che ricordi? E un po' qui, ai lati del naso che mi va sempre nella piega. Comunque passiamo un attimino agli occhi, poi termineremo la base. Vado ad applicare il primer che mi avete bocciato, ovvero questo qua di Urban, il Eyeshadow Primer Potion. Anche qui rimasto abbastanza sorpresa, non so quale dei tre tu abbia bocciato. Questo diciamo che è il mio preferito perché va a correggere le discamie della palpebra. Poi c'è quello trasparente che è un pochino più indicato alla palpebra più secca. E poi c'è anche forse quello satin, non mi ricordo. Questo forse è un po' secchino, ecco, quello sì, ve lo concedo. Se avete la palpebra superiore un po' secca non fa un bellissimo effetto, però vi dirò, io mi sono sempre trovata abbastanza bene, ecco. Ed essendo coprentino almeno schiarisce la mia palpebra che è veramente marrone. Comunque, palette. Qua è stata dura, nel senso,
Mi avete bocciato la palette di James Charles, molte palette di Huda perché sono secche, mi avete detto che comunque non ne vale il prezzo, altre palette in generale, ma ho letto due, mi sembra due, poi non sono proprio andata a leggere tutto, 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 però mi hanno bocciato la Soft Glam e io per forza devo smentire questa cosa o in caso dire avete ragione perché effettivamente qualche anno che, dai, un anno che non la utilizzo e quindi boh, magari adesso le polveri sono più belle, sono più particolari e cambia tutto ovviamente. Questa è stata forse una delle prime palette di Anastasia, ci può stare che non sia più wow. Quindi useremo proprio lei. Io sconvolta che l'abbiate menzionata perché è sempre stata la mia palette del cuore. Quindi iniziamo subito a fare un look sul nude, ovviamente sui toni un po' così glam. Vediamo un po' cosa esce fuori. Position, questo che è uno dei miei preferiti, come si può ben vedere dalla cialda. Non spaventatevi ora per tutta l'ambaradam negli occhi. Comunque lo applico sulla mia piega. Forse noto che è leggermente secchino. Diciamo che non è la polvere più cremosina e morbida che ho mai provato, però la pigmentazione c'è e si suma anche molto bene questo colore. Poi devo per forza prendere Sienna, praticamente tutti i colori che avevo bucato da quando li utilizzavo. I miei colori preferiti. Fanno un po' di fallout. Cioè, a dire il vero, forse la mia preferita ora di Anastasia è quella con Jackie Aina. Non è più questa perché almeno con un Jackie Aina si potevano fare look un po' diversi, mentre qua sei molto sul basic. Però questi colori sono veramente belli e rimarrà per sempre nel mio cuore. Adesso mi viene da piangere. Stavo ripensando a quando è arrivata Anastasia in Italia, a tutto, come sono cambiate le cose, raga, veramente come sono cambiate. E secondo me è anche un po' in peggio, ad essere sincera. Comunque questo colore si sfuma da Dio, è pazzesco, mi piace troppo, tira fuori il verde degli occhi in una maniera che ciaone proprio. Forse ero troppo di parte comunque per fare questa cosa su questa palette. Ok, andiamo di shimmer. Shimmer, niente di che, posso dire, tra le mie cose prefe di questa palette. Comunque, metto un po' di bronze. Questo uccello mi ha rotto. Qui. Si vede, comunque è un color bronzo molto soft. E poi invece prendo Fairy, lo shimmerino, e lo applico nella parte interna. Dai, lo mischio un po' anche al colore sopra. È super pigmentato, perché guardate come si applica subito, però non è molto luminoso. Vabbè, se mi chiedeste me la consigli ancora di comprare, ti direi di no, ce ne sono altre con shimmer sicuramente più validi, però se ce l'avete ormai si può utilizzare tranquillamente, al massimo aggiungo un ombretto liquido più luminoso oppure faccio un look tutto opaco, però gli opachi veramente sono bellissimi secondo me e è una palette che bisognava avere, cioè, non lo so, è veramente bella. Vabbè, fatto sta che secondo me non è assolutamente bocciata. Come liner mi avete bocciato questo qui di Fenty, credo quello nero. L'unica cosa che posso dire è che effettivamente si asciuga abbastanza in fretta, essendo in feltro, però se lo tenete a testa in giù vi dura molto di più. Perché per il resto, secondo me, applicazione e pennellino, proprio la forma, è anche facile da applicare come eyeliner. Quindi, secondo me, è giusto solo perché si secca troppo velocemente. Ovviamente, se uno lo compra, si aspetta che duri. Però vedete che nero che è. Io, ad esempio, mi trovo molto bene con quello marrone di Fenty. Lo uso molto spesso. Come mascara mi avete bocciato questo di Mesauda, il Big Antique Lashes, e l'ho voluto cioè, inserire perché ne ho visto, cioè, ne sento parlare benissimo. Io l'ho utilizzato solo una volta, mi pare anche in un video, ma non mi era dispiaciuto, quindi oggi lo riproviamo. E come altri mascara comunque ce n'erano diversi, tipo il Lash Princess verde, ed è sempre una coltellata al cuore perché so che anche il mascara in base alle ciglia cambia tanti. Scusate, devo bere.
Sono troppo dolci sti colli, cavolo, che peccato. Dicevamo che in base alle proprie ciglia ci sono mascara che vanno bene o meno. Ad alcuni piace un po' l'effetto ragnetto. Pronto? Pronto? Dico. Mentre ero zorrompino, nel frattempo ne ho approfittato per mettere il mascara. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Fatto sta che volevo riprovarlo visto che me l'avete bocciato. Questo qua noto che le va a volumizzare. Upsi, no, mi sono sporcata. E le allunga anche. Non le allunga troppissimo, però secondo me è un effetto molto carino. Poi se piegate le ciglia si noterà ancora di più. Noto che non si preleva tanto prodotto, cioè devo fare così più volte. Però appunto l'effetto finale non mi dispiace. Sì, forse si è un po' asciugato, boh, non so come dire, ma non è super facile da applicare. No, dai, non è male. Che dite? Fatemi sapere sempre nei commenti voi. Cosa ne pensate di ogni prodotto che stiamo provando e giudicando così? No, dai, si vede anche con il trucco. No, non mi dispiace. Applico anche un pochino sotto. Prima di togliere, aspetto che si asciughi. Nel frattempo, siccome gli occhi sono praticamente fatti, tornerei un attimo alla base perché mi avete bocciato e da una parte sono con voi questa palette di Dior per il contour illuminante, eccetera, eccetera. Secondo me è un po' strana. Allora, praticamente questi due dovrebbero essere illuminanti e questo un light contour e questo deep contour. Beh, che dire, questi qua non mi sembrano per niente illuminanti, anche perché questo è troppo scuro, cioè che illumina forse per pelle scura, ma comunque è tipo un po' grigino, non lo vedrei proprio utilizzare da pelle scura. Questo è tipo una cipria, da quanto non è luminosa, quindi o vi piacciono gli illuminanti praticamente inesistenti, cioè che non si vedono neanche, oppure è inutile. Fatto sta che l'unica cialda che si salvava, secondo me, era questa qui fredda, che utilizzavo abbastanza, però ha senso spendere, cos'è, 40 euro per una cosa che usi veramente solo una cialda, quindi anche secondo me è bocciata. Già che ce l'ho, a volte la uso, ma niente di che. Quindi vado a prendere la cialda più fredda e ci faccio un po' di contour e con quella deep vado a scaldare un po'. Nel frattempo il fondotinta mi è andato un po' nelle rughette della fronte, anche sul nasino. Faccio un po' di contour. Come colorazione per il contour è molto carina perché è bella fredda. E poi, già che ci sono, proviamolo, no? Questo illuminante highlighter. Illumina in maniera opaca. Ma voi non avete idea del mio contorno occhi come sta messo? Sembro, non lo so cosa, una mummia. Non vedo l'ora di struccarmi. Tra il blush appiccicoso, che quindi le polveri si sono tipo settate a macchie, questo illuminante inesistente che è andato a opacizzare. Vabbè. Allora, cosa manca? Cosa ci manca qua? Mi sa solo le labbra. Per le labbra, amici, mi avete bocciato Pillow Talk. Non è tra i miei colori preferiti, perché è molto leggerino e non lo so, è un colore che sta bene secondo me a determinati incarnati, però con una matita come contorno, magari anche più scura, ma dai Melissa, non era male. La cosa che appunto mi aveva un po' detto all'inizio, sto facendo un casino, è che non è pigmentato come altri rossetti di Charlotte, è molto più soft. Però dai, no, non si può dire proprio che è brutto. Aia, non se ne va il mascara, no! Neanche quando si asciuga. Questo è un po' uno sbatti. Cioè, va via l'ombretto e non va via. E non va via il mascara. E ta-da! Quindi questo è il look terminato. Voglio provare a cambiare luci per vedere com'è l'effetto con tipo l'arancione. Metto il rosso.
Che dite, ci sta bene? E, beh, che dire, dai, alcune cose sono d'accordo con voi, altre cosine un pochino meno. L'insieme della base effettivamente è un no. Sono stati forse i prodotti più flop, cioè io spero che voi lo notiate sia qui nella fronte che il mio contorno occhi è davvero super segnato. Una mummia, sono letteralmente una mummia. Per non parlare di questa zona qui, che secondo me è meglio lasciar stare. Bene. Fatemi sapere quindi se voleste altri video in cui provo magari anche i vostri promossi. Fatemi sapere se preferite solo bocciati o anche promossi, perché appunto ne avrei ancora tanti da far vedere. E nulla, spero che questo video vi abbia intrattenuto. Vi mando un bacione gigante. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!